Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi siamo di nuovo alle prese con il fantastico Total Tank Generals. Allora, nell'ultimo episodio abbiamo portato a termine la battaglia di Gela, che si è rivelata essere una battaglia molto difficile. Abbiamo subito dei contrattacchi impressionanti, pieni di corazzati, fanteria meccanizzata, cioè una roba veramente tostissima, ma siamo comunque riusciti a portarla a termine con tutte le tre stellette. Questo vuol dire che adesso nella battaglia di Troina avremo tantissime unità nuove. Ce le potremo permettere? Quella è un'altra storia. Ma vediamo subito che cosa ci aspetta. Late July of 1943. Axis forces set up fortifications at the base of Volcano Etna, which is significantly hampering the Allied offensive. Breaking this line of defense will allow us to take control of the island, which will, in turn, facilitate the future invasion of Italy. For George Patton, victory in this campaign is a personal matter. For him, it is a point of honor to reach Messina before Marshal Montgomery. Reaching Etna's defenses will grant him victory in the race to Messina. Allora, vediamo un po', schiacciante, 8 turni, che ci date? Il cacciacarri avanzato Jackson, e questo che diavolo è? Super Pershing, cioè un 200 mm? Ok, abbiamo 8 turni, no? Sì. Sono tutti i boschi, che bello. Ok, allora... siamo a mettere la fanteria, va? Ah, è vero che ne abbiamo solo uno perché l'altro l'abbiamo perso. Fico! Sherman, Sherman, cannone, anticarro, antiaerea, anticarro, antiaerea, mortaio. Allora, che possiamo prendere? Non posso prendere il priest perché abbiamo troppe unità. Ah, per quanto io voglia prendere il priest adesso, non mi conviene, perché se lo prendo sarà sicuramente più potente di questo. Ma io così posso prendere un altro cannone. No, no, piglio un altro cannone. Il priest lo vediamo dopo. Carri armati, Wolverine e Pershing. Allora intanto mettiamo quelli che abbiamo. Abbiamo un altro Sherman. Ok, Sherman, abbiamo questi. E dovrebbero essere... sì, c'è solo uno perché gli altri sono morti. Mettiamo anche uno di questi. C'è anche questo avanzato. Poi cacciacarri, cacciacarri, Super Pershing. Posso prendere un altro Super Pershing, ma prenderò un'altra unità di fanteria perché meccanizzata ce n'abbiamo solo. Meccanizzato d'assalto. È più potente. Ma questi possono andare nell'erba. Questo... vedi? Foresta 8. E qui invece costano 6. Non lo so. Non lo so. Forse è meglio mettere questa? E poi ne posso prendere un'altra
E non posso metterla da nessuna parte, non abbiamo più spazio. Ok. Allora, vediamo un po'. Chi c'è qua che rompe? C'è l'antiaerea. Mamma mia. 1, 2, 3. Porca miseria. Fuoco su questi. Ma come è mancato. Ok, quello l'abbiamo quasi distrutto. Poi con il mortaio a chi spariamo? Credo qui. Bello, non li vediamo. Fantastico. No, no, io non volevo tutti. Togliti. Grazie, la fanteria pesante, spara. Qui abbiamo veramente poca fanteria. Su questo lato. E qua. Che qui sì, adesso io li metto tutti appiccicati, quelli con gli aerei, con gli allegri cannoni fanno fuori. Tra l'altro bisogna stare attenti perché nella missione precedente hanno usato tantissimi paracadutisti, quindi è meglio stare veramente veramente attenti anche qui, eh. Allora posso mettere questa, mettere questa. Posso prendere della fanteria della fanteria meccanizzata. Vediamo un po' che devono fare. Sicuramente mi bombarderanno fino a dopodomani. Vediamo. 100 dei mezzi a destra, te l'ho detto. Oh, l'antenna. Ah, vai, meno male, meno male.
Ne voglio una terza, eh. Oh, tutti lisci! Ma porca miseria! Tutti lisci, non ci si crede. No, la fanteria meccanizzata, però nei boschi. Au. Sta lassù, sta quel cavolo di cannone. Ok. Poteva andare peggio. Fuoco. Pershing? No, Pershing, questo è il Wolverine. Non lo vedi da qui? Sì che lo vedi. Il problema è che ti vedono pure questi. Facciamo andare avanti lui un attimo. Fuoco. Ma porca miseria! Pershing? Ma perché il Pershing non vede nessuno? Ma, vabbè. Shermanino, dai. Ok. Anche i punti, ma ci facciamo niente perché siamo incasinati. Se questi li lascio qui, muoiono. Antifanteria più munizioni. Facciamo antifanteria. Tu devi sparare qua. Tu dovresti sparare qui, ma pure questo mi preoccupa, sono tante. Bene, destinato anticarro. Ah, è 70. Mamma mia però, eh.
E qui è tutto molto bello, ma gli sto fornendo degli obiettivi ghiottissimi. Ah, Pershing, finalmente ce la fai. Zero. Schifezza. Niente, facciamo così. Sto cercando di diminuire la pressione qui per salvare questo che molto probabilmente morirà, ma direi che è tutto abbastanza inutile. Overwatch. Overwatch. Vediamo che fanno, eh. Dai, sì, rifornitevi. Non mi uccidete quello. Oh, mamma mia, sta doppia contraerea ci sta veramente salvando. No, porca miseria. Che sfiga. Stanno distruggendo tutti i nostri carretti. Mamma mia, mancato. Ok. Quello che mi dà veramente fastidio è che non muoiano. Porca miseria, oh. 16,89. Attacco leggero, ignora zona di controllo. Anche questo potrebbe essere buono, eh. Dobbiamo andare qua perché dobbiamo andare a distruggere quel cavolo di cannone. Fatelo saltare in aria, eh. Oh, meno male. Adesso siamo allo scoperto, però vabbè. Poi tu ce la farai? Tu ce la dovresti fare, in teoria. Vai. Bene. Attacco leggero. Vai, Sherman.
C'è l'anticarro, vero? Sì. Olle. Abbiamo preso pure il livello. Finalmente. Addestramento anticarro. Tu chi bombardi? Non sarebbe male bombardare questi, ma questi qua pure. Nei boschi. Incredibile. Poi le antiaeree però dovrebbero attaccare l'aereo anche nella fase di rientro. Quello lo sapevo. Quello era un movimento stupido. Oh, ce l'hanno con i miei Greyhound, eh? Questo qui deve assolutamente morire. Ok, adesso... adesso niente perché te non ci arrivi.
Io vorrei vedere anche qui che diavolo ci sia. Allora, qui facciamo così. Ecco, cado. Qui dovremmo fare così. Qui c'è l'antiaereo, vero? No. Dai! Perché, maledetto, perché? I paracadutisti, meno male li abbiamo feriti. Allora. Vai. Massacratelo, eh. Porca miseria, non ce l'abbiamo fatta. Dove è l'anticarro? Qui. Fuoco. Thank you.
Dobbiamo sbrigarci, abbiamo pochissimi turni per arrivare qui. 8, no? Ah, che schifo. Maledizione. Porca miseria, che schifo di carro armato. Precisione e difesa, attacco pesante. Vai. Bello distrutto, vai così. Ti rendi utile? Mamma mia. Che porcheria. Speriamo nel super Pershing. Facciamo questo. C'è l'anticarro. Possiamo andarcene? Andiamocene. Che lì proprio ci spolpano. Belli, tutti e due. Non siamo saliti di livello, fantastico. Peccato. Potrei anche rischiare. Proviamo. Questi non si arrendono mai, eh? Vai. Ma scusa, ha attaccato con la bandiera rossa? Tu veramente sei abbastanza inutile, eh?
Avanti. Questo non c'ha l'overwatch, quindi non dovrebbe causare problemi. A questi a quanto pare sì. 38, non c'abbiamo un carro armato, sì. Allora, adesso io vorrei andare qui. Ma solo sta roba. Che potremmo portare qui per distruggere queste? Forse della fanteria? Non lo so. Dovremmo prendere un altro Pershing, anche se in realtà non si sta rivelando molto buono. Facciamo così, prendiamo lo Sherman, va. C'è un bel po' d'antiere, eh?
Siamo agli sgoccioli. No, i paracadutisti qui, no. Vaffan bene però, Cioè, quel cacchio di mortaio è scappato per tutte le tiles. Non si è arreso mai. I nostri si arrendono subito. Ma che scarsezza, oh. Vaffan bene. Dai. Avanti bunker, va. Allora, artiglieria? Niente. Artiglieria, niente. Voglio prendere questo, ma... non credo sia fattibile. Tra l'altro non voglio prendere questo punto, perché sennò termina la missione e noi non vogliamo far terminare la missione di Drum.
Cacciatore di carro o meccanizzata carri? Visto che ci stanno lanciando addosso qualsiasi carro. Paracadutiste. Oh, abbiamo preso tutto? Abbiamo distrutto tutto, si può terminare la missione, vai! Oh, meno male! Anche qui abbiamo perso troppe unità comunque, 4! Taking Sicily enabled the Allies to conquer continental Italy. Patton's involvement in this campaign would soon end. This was caused by an incident in which the general slapped two soldiers lying in a military hospital without physical injuries, accusing them of cowardice. When news of the incident reached public opinion, he was relieved of his duties in the Italian campaign. He would return to the front line a couple of weeks later after the Allied landing in Normandy. Okay. E la prossima battaglia ci porterà in Francia, alla sacca di Falais. Ottimo. E dopo l'assedio di Bastogne sarà l'ultima. Fichissimo. Anche questa battaglia, come dicevo prima, non è stata estremamente facile. Soprattutto perché il Pershing si è rivelato veramente una schifezza. Cioè, ha una visuale scarsissima e è stato messo fuori gioco praticamente subito. Beh, vedremo il Super Pershing come si comporterà a Falais. Per oggi però terminiamo qui. Come sempre vi ricordo che qui sotto potete lasciare un commento, potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Come sempre io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!